Mi sentite? Perché mi sento abbastanza male, spero voi mi sentiate bene. Ti sentiamo bene, vai. Ok, ok. Allora, Ucraina, stiamo attraversando una fase complicata. Direi ci sono vari processi in corso. Il processo politico è quello che deve avere la priorità. Abbiamo visto tre riunioni di una tavola rotonda copresieduta da due ex presidenti, Kuchma e Kravchuk, l'OSCE l'ha sostenuta attraverso un rappresentante speciale che era Kissinger. Kissinger a questo punto sembra intenzionato a non continuare per motivi suoi personali, ma stiamo in questo momento scegliendo un successore. Abbiamo visto le elezioni parlamentari, c'è già un assessment di queste elezioni da parte del capo della missione elettorale, la più grossa missione elettorale mai messa in campo nella storia dell'OSCE. Nel complesso mi sembra la valutazione sia generalmente positiva, ma con il riconoscimento che nelle zone dove ci sono, c'è un conflitto in corso, l'afflusso dei votanti era difficile, c'erano state intimidazioni, è anche difficile valutare poi quanto i votanti stessi si siano astenuti o fossero poco interessati, quanto invece siano stati influenzati dagli eventi. In queste ore direi la situazione di sicurezza sul terreno sta monopolizzando l'attenzione. Questo purtroppo è un dato preoccupante, anche perché stiamo vedendo che le forze che operano sono forze non sempre vocali, ci risulta che ci siano anche, l'abbiamo visto anche da vari tipi di dichiarazioni, che ci siano anche infiltrazioni di elementi non locali che contribuiscono alla formazione di queste milizie, questa operazione antiterrorismo, come viene definita da Kiev, è ancora in corso ed è ancora complessa. Noi ci siamo trovati un pochino in mezzo a questa cosa e anzi c'è un crescente rischio, sto fra poco avrò una riunione con i miei e vedremo un pochino la situazione della sicurezza un pochino, poi tutta la zona, ma c'è il rischio di dover ripiegare perché le condizioni sul terreno stanno peggiorando e quello che temo è che in una situazione dove queste milizie indipendentiste si trovano crescentemente in difficoltà sul piano militare, se vogliamo chiamare così, c'è il rischio che la tentazione di prendere degli ostaggi per vari motivi, per la fine del negoziato, soprattutto immagino, possa crescere, che i nostri possano cadere in questa trappola e quindi cercheremo, o comunque stiamo considerando di uscire dalle zone. È un peccato perché la nostra presenza è una presenza importante, vediamo una forte polarizzazione della narrativa sugli eventi, che è anche canalizzata dai media di matrice ucraina da un lato e matrice russa dall'altro, e quando le storie sono così diverse questo provoca ulteriore polarizzazione tra le persone sul terreno. In Ucraina l'OSCE ha utilizzato una serie di strumenti che hanno dimostrato la validità di un approccio inclusivo. Direi la forza dell'OSCE, in quanto attore che ha partecipato, che ha avuto un ruolo in questa crisi, è l'inclusività. L'operazione di monitoraggio in corso, abbiamo in questo momento 280 persone internazionali presenti sul terreno, solo quel piccolo. È un'operazione inclusiva, abbiamo europei, ci sono vari italiani, americani, in campo il turco, ci sono russi, ci sono kazaki, kirghisi, quindi l'intera comunità OSCE è rappresentata in quella missione, quella è una forza perché è evidente che quella missione non ha una sua agenda politica, è una
una missione che rappresenta tutta la comunità euroatlantica e euroasiatica, come la chiamiamo qui, con anche le sue differenze, le sue diverse priorità, le sue diverse percezioni, ma in questo senso anche garantisce che nessuna queste delle percezioni e delle politiche prevalga sulle altre. L'OSCE si è impegnata su vari fronti, su quello della Crimea purtroppo meno efficace, perché avevamo un ufficio a Simferopol, ufficio aperto durante la presidenza italiana dell'OSCE negli anni 90, che abbiamo dovuto chiudere su insistenza ucraina. Dai, noi stessi si diceva no, non c'è più ragione di restare in Crimea, noi diciamo restate solo a Kiev, questo più di 10 anni fa. Avessimo avuto solo qualche mese fa ancora quell'ufficio lì, e adesso io potrei reclamare il diritto di tornare in quella sede, di metterci il personale, di vedere, avrei riferito su quello che succedeva in Crimea, cosa che mi è stato impossibile fare non avendo personale lì quando la Crimea è stata occupata e quando abbiamo visto il famoso referendum. L'OSCE però si è impegnata su vari elementi, abbiamo cercato di tornare in Crimea attraverso gli osservatori militari, abbiamo avuto varie missioni di osservatori militari, una è arrivata sulle prime pagine dei giornali perché sono stati sequestrati, purtroppo adesso sta succedendo a un gruppo anche di monitor civili. Abbiamo attivato un programma di assessment delle violazioni dei diritti umani gestito da ODIHR, che ha presentato un rapporto assieme al sottosegretario delle Nazioni Unite Šimunović la settimana scorsa qui a Vienna. Abbiamo attivato l'ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali, che ha fatto una serie di missioni, anche andata in Crimea, ma ovviamente ha avuto difficoltà ad operare anche solo ad avere contatti con le autorità locali, ha comunque contatti eccellenti con la comunità tartara della regione, con la minoranza tartara, e continuiamo a seguire i problemi della minoranza. Il rappresentante per la libertà dei media, la Telegraph, varie volte ha fatto una serie di interventi anche molto pubblici in relazione alle difficoltà di accesso ai media da parte della popolazione. Quindi intervenendo, questa è un'area che continuiamo a seguire molto da vicino. E poi al di là della missione di monitoraggio c'è il più ampio ruolo politico che l'OSCE svolge attraverso la presidenza in esercizio. Io stesso ho viaggiato molto attraverso l'Europa e le capitali europee per cercare di trovare punti di contatto, punti di partenza per un'azione comune sull'Ucraina. Ovviamente non facile viste le grosse differenze di impostazione. Strategicamente quello che vediamo oggi in Ucraina è il risultato di due strategie che si pongono in competizione l'una con l'altra. Una è quella del progressivo allargamento dell'Unione Europea e in questo caso la politica di Eastern Partnership, quella che era un po' la strategia di Vilnius dello scorso anno, e l'altra è quella della progressiva costruzione di uno spazio di cooperazione euroasiatico che viene portato avanti dalla Russia e direi con maggiore decisione dall'attuale presidente Putin da quando è stato rieletto. Questi due spazi, queste due iniziative si sono scontrate in Ucraina. L'Ucraina aveva la presidenza dell'OSCE l'anno scorso e ho visto molto da vicino questo processo perché io ero a Kiev per di mesi, sono stato anche in Crimea un paio di volte. Yanukovych riusciva a portarlo avanti abbastanza bene perché Yanukovych aveva la sua constituency, la sua base politica era più nell'est dell'Ucraina. E quindi portava avanti un discorso di approfondimento dei suoi rapporti con l'Unione Europea con ampie riassicurazioni anche alla sua base elettorale, alla sua base politica, e queste riassicurazioni andavano nella direzione di un mantenimento di un forte rapporto con la Russia, e lui ha detto varie volte che in realtà non c'era incompatibilità tra l'approfondimento dei rapporti con l'Unione Europea e la
continuazione del dialogo con Mosca sull'adesione all'Unione Doganale russa, e l'Ucraina aveva la presidenza della Comunità degli Stati Indipendenti quest'anno. Quindi Yanukovych continuava una politica comunque equilibrata pur nella presenza di un rafforzamento del dialogo con l'Unione Europea. Caduto Yanukovych, questo non ha funzionato più. Ovviamente la stessa vicenda dell'uscita di scena di Yanukovych è stata profondamente contestata, è stata vissuta in maniera drammatica internamente, è stata fortemente stigmatizzata da Mosca, questo ha contribuito anche ad alimentare i problemi all'interno del paese. E il governo che poi è uscito da questa crisi è un governo che non è stato riconosciuto in varie zone del paese dove sono iniziate delle contestazioni anche Maidan, è un governo che viene visto come una conseguenza di Maidan, molto, molto legato a quel processo, in questo senso anche considerato con grandi criticità in aree del paese dove questo movimento non aveva radici abbastanza profonde. Quindi è importante che l'Ucraina si vada avanti attraverso un dialogo politico inclusivo, ci dovranno essere, appena ci sono le condizioni, anche elezioni parlamentari, il dibattito sulla riforma della Costituzione, è importante che sia un dibattito ampio. Mi pare importante rimettere la Rada e il Parlamento al centro del dibattito politico e quindi rafforzare Roma e il Parlamento come istituzione legittima, istituzione importante, istituzione che riflette un pochino tutte le linee politiche, le considerazioni delle varie comunità all'interno del Paese. Quindi questa è la sfida degli ucraini, noi sosteniamo molto su questa pista per mettere sul binario del dialogo e del confronto politico un processo che coloro che hanno preso in mano le armi continuano a cercare di fare per alleare. La sfida è pertanto in questo momento su questo terreno, sta creando difficoltà a tutti, anche a noi con questi armi ostili nei confronti dei nostri osservatori, cerchiamo di poter contare sul sostegno attivo di tutti i nostri paesi membri, incluso la Russia, per cercare di risolvere questi problemi e creare quegli spazi che sono necessari per la Russia. Trasferire il dibattito adesso sul piano politico, credo che una crisi sul terreno che rischia di poi seguire una propria spirale e di sfuggire di controllo a tutti non sia nell'interesse di nessuno, nemmeno della Russia. Ecco, questo forse così come inquadramento da parte mia, poi se avete delle domande, volete approfondire gli aspetti, volete. Grazie Lamberto. Tieni conto che non so se tu vedi la sala, insomma è una sala gremita, molto grande, ci sono almeno 100 persone che sono venute per l'occasione. Non so se riesco a fare seguire delle domande, ma almeno una, se dovesse esserci da parte di qualcuno, cogliamo la tua disponibilità e poi ti lasciamo andare. Grazie. Altrimenti direi che, visto così che era imprevisto questo spazio con le domande a distanza, ti ringrazio davvero tanto per le considerazioni che hai fatto, tutte mostrano la complessità del problema che abbiamo di fronte, che tu di noi hai di fronte, e ti auguro quindi buona fortuna, non solo per il recupero dei tuoi osservatori civili, ma anche perché il tuo ruolo di mediazione possa essere efficace, perché credo ce ne sia davvero bisogno. Grazie Luisa, buon lavoro a te e a tutti.
prossimo.